Voilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi parliamo di Babylon's Fall, lo prendiamo come spunto per parlare di aspetti grafici ed estetica nei videogiochi. Innanzitutto però vi voglio chiedere di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché la maggior parte di voi che guarda i miei video non è ancora iscritto al canale, quindi mi raccomando, prima di iniziare, iscrivetevi. Allora, Babylon's Fall, progetto di Platinum Games, è uscito da poco su in esclusiva console PlayStation e su PC. La notizia principale è che su Steam ha avuto, da quando è uscito, un picco di 650 giocatori attivi. Un picco. Per fare degli esempi che vi possano dare l'idea di quanto basso sia questo numero, considerate che a febbraio Dying Light 2 ha avuto un picco di 250.000 giocatori ed Elden Ring di 900.000 giocatori. Quindi capite bene che siamo molto al di sotto della media che diciamo dei giochi usciti a febbraio, e anche se si può immaginare, per carità, però 650 è un numero veramente bassissimo. E lo user score, quando sto registrando questo video, su Metacritic per la versione PS5 è di 2.9, per la versione PC è di 1.1, quindi stiamo parlando di numeri bassissimi. Allora, Platinum Games ha fatto uscire questo titolo, che ha avuto un processo di sviluppo travagliato, e Platinum Games di base ha una fanbase molto affezionata, perché ci ha abituato nel corso del tempo a far uscire sempre dei prodotti che, seppur dal punto di vista tecnico e prettamente estetico, grafico, non fossero super realistici, e quindi diciamo non ci fosse un fotorealismo delle animazioni dei personaggi nei movimenti, ma comunque dei titoli con gameplay sempre divertenti, molto frenetici, alcune volte anche molto tecnici, i gameplay e il combat system, e soprattutto, ripeto, divertenti. Quindi queste sono le caratteristiche principali di Platinum Games, ma di base, anche se i suoi titoli non avevano una componente grafica e tecnica chissà quanto avanzata, ma comunque da un punto di vista estetico, artistico, funzionavano tutti e bene. Ora, Babylon's Fall è tecnicamente, lo possiamo definire tranquillamente, indietro di quante? Due generazioni, perché qua non si sta parlando di un gioco per PlayStation 4 e Xbox One, si sta parlando veramente di epoca ed era PlayStation 3, cioè una roba imbarazzante a mio modo di vedere. Nel 2022 i modelli e le animazioni dei personaggi sono imbarazzanti, inguardabili, e chiaramente questo è un progetto che non può uscire nel 2022, cioè non è un gioco che puoi far uscire nel 2022, questo è un gioco che puoi tranquillamente far uscire 6 anni fa, almeno 6 anni fa doveva uscire Babylon's Fall, perché poi come concept probabilmente è anche ben studiato, cioè la cooperazione, questo comunque è un live service, quindi è un titolo che teoricamente dovrebbe durare nel tempo aggiungendogli dei nuovi contenuti, ma se ha all'uscita un picco così basso di giocatori attivi, i server si possono solo che svuotare di questo gioco, cioè le persone che resteranno attaccate a questo gioco saranno sempre di meno, e per un game as a service, i cosiddetti GAS, è diciamo la morte del videogioco, che invece ha l'obiettivo di tenerti sempre attaccato e non farti mai smettere di giocarlo nel corso del tempo. Babylon's Fall, ragazzi, per quanto mi riguarda è un fallimento, e da questo Babylon's Fall prendo spunto per parlare dell'aspetto tecnico, cioè nel 2022 quanto è importante che un gioco sia graficamente all'avanguardia, graficamente almeno al passo coi tempi, se non all'avanguardia. Allora, io credo che ormai non si debba parlare più di grafica, perché grafica è un termine secondo me obsoleto, bisogna parlare di estetica, che è un altro discorso. L'estetica comprende l'aspetto tecnico, ma anche l'aspetto artistico, e in generale la visione d'insieme di un videogioco. È quella che deve funzionare, la visione d'insieme, l'estetica, perché sappiamo che ci sono tanti indie che, pur non avendo delle grafiche, degli aspetti estetici legati al fotorealismo, comunque grazie alla componente artistica, oppure a dei compromessi anche dal punto di vista artistico e tecnico, per esempio l'utilizzo di una componente artistica a cartoon, piuttosto che diciamo è una componente artistica
che comunque non sia legata a qualunque componente artistica che non sia legata al fotorealismo, se non è coerente con il design del gioco, se non ci sono le capacità tecniche per utilizzarla, come il cel shading si può utilizzare. Ci sono tanti compromessi per evitare questo effetto terribile che invece Babylon's Fall ha, cioè veramente di un gioco che dal punto di vista tecnico e artistico è indietro di 10 anni, cioè una roba incredibile. Quindi guardiamo all'estetica, guardiamo a dei compromessi tra ciò che si vuole fare e ciò che si sa fare per evitare di avere un completo disastro come in questo caso. Poi magari nel corso del tempo si riprenderà Babylon's Fall, però difficile, cioè questi sono dei problemi che non si possono risolvere. Gli aspetti ancora di bilanciamento dei piccoli aspetti di gameplay si possono risolvere, ma degli aspetti tecnici come questi è impossibile risolverli, cioè si dovrebbe rifare da capo il gioco. Questo rimarrà effettivamente un disastro per quanto mi riguarda, perché per quanto l'estetica non sia tutto, comunque l'occhio vuole la sua parte, e nel 2022 non si può giocare un gioco che è di 10 anni fa. Questo è come la penso io. Sono molto deluso, perché penso che progetti del genere non dovrebbero uscire sul mercato, andrebbero rimandati, rifiniti e resi al passo coi tempi, quantomeno. Questo è come la penso io, però vorrei sapere cosa ne pensate voi di questo argomento, quindi lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, se quantomeno è divertente questo Babylon's Fall, se lo state provando. E vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a un prossimo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Vi ringrazio per l'attenzione, ciao a tutti ragazzi, ciao.